Chi è che non aveva acceso la videocamera e non ha filmato l'intera intro del video? Non è un buon modo per cominciare un canale, comunque. Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia, in arte Scarlet Beautics, e vi renderò ogni make-up semplice. Ho deciso di aprire questo canale perché sono un'appassionata di make-up e voglio dimostrarvi che anche se non siete dei make-up artist professionisti, potete realizzare qualunque make-up con pazienza, dedizione e un po' di buona volontà. Quindi, bando alle ciance, decido di partire proprio adesso perché è il periodo che più preferisco dell'anno, si sta avvicinando, ovvero Halloween. Quindi ho pensato di crearvi una playlist di trucchi di Halloween che spero vi piacciono, da un livello più semplice ad un livello un po' più complesso, ma sempre, ovviamente, come vi ho detto, potremo realizzarlo insieme passo dopo passo. Quindi il primo look sarà questo. Bene, come prima cosa vi servirà una colla per fissare le sopracciglia. Qualunque tipo di colla va bene, in questo caso io sto usando questa qui di Faber-Castell. E quindi niente, partiamo a fissare le sopracciglia. Io vi sconsiglio di utilizzare per questa tipologia di trucchi dove ci andremo a coprire tutta la faccia. Un gel per sopracciglia perché non tiene, cioè tiene bene sulle sopracciglia, ma non è l'effetto che vogliamo ricreare, ovvero quello di non avercele proprio. Quindi incollo bene le sopracciglia, magari non nei capelli, Alessia, grazie. Il prossimo step è, allora, facoltativo, però secondo me dà quel tocco al look che serve perché sto parlando delle lenti a contatto. Allora, io solitamente o le metto alla fine o se è un trucco particolarmente invasivo sulla faccia, come in questo caso questo, dove non ho un fondotinta o dove non ho soltanto il look occhi, le vado a mettere prima, così sono tranquilla che poi non mi impiastriccerò con le dita nel mettere le lenti a contatto. In questo caso ho scelto un bel azzurro. Quindi niente, vado a mettere le lenti, prelevo la mia lentina. Se siete fotosensibili, se siete sensibili alle dita negli occhi, skippate. Poi vedete, potrebbe anche capitare che piangete un attimo, solo per le lenti ovviamente, perché non si può piangere per nessun altro motivo al mondo. Adesso che le avete applicate, possiamo passare al trucco vero e proprio. Vi servirà una palette di colori grassi. Io solitamente utilizzo la palette del marchio You Can Be, in questo caso l'avevo finita, quindi una palette qualunque di colori grassi da Amazon è più che sufficiente, tanto comunque l'andremo a aggiustare con le polveri. Vi lascerò tutti i link in descrizione dei prodotti che ho usato. Dunque, palette grassa, non sono grassa. un pennello piatto, andiamo a prendere questo viola. Perché ci piace il viola? Perché ci piace il viola? Non vi preoccupate se la stesura non risulta mega coprente, perché tanto dopo lo andremo a fissare con la cipria, quindi si schiarirà comunque. Ma lo andremo a ritoccare e a dare tutti i volumi che servono con gli ombretti in polvere. Quindi non vi preoccupate di nulla e voi continuate a spatasciarvi tutta la faccia. Ok, adesso che sembriamo usciti da una big bubble, andiamo a settare il tutto. Ho lasciato questa parte libera perché tanto io ho la frangetta, quindi
è inutile fare step che non servono, visto che la frangetta coprirà tutto. Quindi in questo caso io uso questa cipria di NYX per gli SFX, gli effetti speciali. Non c'è più sul sito di NYX, ma vi do un'altra valida alternativa senza comprare nulla. Borotalco. Sì, perché il borotalco è equiparabile ad una cipria, quindi se non avete nessuna cipria in casa, prendete il borotalco e ve lo applicate in faccia con un pennello. Non vi preoccupate, il tutto diventerà molto più chiaro, ma non importa, perché poi lo andremo a recuperare nuovamente con le polveri. Quindi prendiamo la nostra bella cipria o borotalco che sia e puff, puff, puff. Andateci giù pesante, non abbiate paura, perché tanto appunto dopo andiamo a recuperare tutto di nuovo. Adesso che abbiamo finito di settare la base, andremo a restituire tridimensionalità al viso con le polveri, in questo caso gli ombretti, e vado ad utilizzare questa palette che è la Carnival 3 di Be Perfect, che secondo me tutti dovrebbero avere perché è super completa. Quindi vado a prendere questo color Blackberry, che è un viola molto scuro, ed inizio a fare una specie di contouring sul viso. Quindi sempre dall'alto, movimenti circolari, andiamo a restituire una forma al viso. Questa mosca, cioè, mi immagino che un diavolo abbia un aspetto un po' scavato, e quindi lo porto anche così all'ingiù. Movimenti circolari. E poi verso il basso. Adesso facciamo lo stesso ed enfatizziamo le righe naturali del collo. Ok, adesso con un pennellino un po' più piccolo e sempre circolare vado a creare una sorta di ombra del naso. Terminato il tutto, passiamo al look occhi, che sarà altrettanto semplicissimo da realizzare. Allora prendo sempre lo stesso pennellino di prima che ho usato per fare il contouring al naso e andiamo a realizzare in questo caso un elo, ovvero parte scura, parte chiara, parte scura. Andiamo a tamponare il colore scuro. Tampono, tampono, tampono per avere la piena pigmentazione del colore e porto verso l'esterno. Il mio cane. Il mio ragazzo è uscito un secondo e quindi lui dall'ansia fa così. Ma questo è il bello della diretta. Adesso tornerà e non abbaglierà più. Tamponiamo e portiamo piano piano verso l'esterno. Proprio come una carezza. E più andate indietro nell'impugnatura, più sarete leggeri per sfumare. Più invece siete vicini e più siete intensi col colore. Faccio lo stesso anche nella parte iniziale. Adesso, Tony, per favore, è il mio primo video. Vado a replicare il tutto sull'altro occhio e ci vediamo a occhi finiti. Ho portato il colore sempre negli stessi punti, esterno inferiore e interno inferiore, in questo modo, proprio tranquillamente, senza preoccuparmi di fare errori, perché il colore
è talmente facile da sfumare che fa tutto lui. Vado a prendere questa palette sempre di Be Perfect, che si chiama Dream Big Manifest, o Manifest Dream Big, o Dream Manifest Big, non me lo ricordo, e vado a prendere questo colore che si chiama Insta, che è praticamente un bellissimo shimmer con dei riflessi rosini, e lo vado a picchiettare nella parte centrale. Guardate, guardate la luminosità, è veramente meraviglioso. Lo vado proprio a picchiettare semplicemente nella parte centrale e faccio lo stesso dall'altra parte e voilà, risfumo con il pennello di prima per dare giusto un'omogeneità, di modo che non ci sia uno stacco tra lo shimmer e il viola, e facciamo dunque una bella riga di eyeliner super affilata. Ecco fatto. Ci aggiungo una codina. Allora, amici, ho messo un velo di mascara e la matita nera all'interno dell'occhio e adesso andiamo a metterci un bel paio di ciglia finte super estreme, perché queste insieme alle lenti cambiano veramente ogni look. Io sto utilizzando le ciglia Dodo Lashes nel modello F329, che sono veramente belle voluminose. Questa colla di Melody Lashes, che è una colla nera che si applica praticamente come un eyeliner, e non l'ho scelta a caso. L'ho scelta proprio perché in questo modo risulta molto più facile evitare di fare errori. Voi avete già fatto l'eyeliner, adesso quello che vi resta da fare è fare una riga molto sottile vicino alle vostre ciglia, ma non dovete preoccuparvi di essere precisi perché tanto l'eyeliner l'avete già fatto, quindi è praticamente a prova di errore. Voi spatasciate la colla a caso il più vicino possibile alle ciglia, tanto avete fatto una riga di eyeliner talmente spessa che non potrete mai sbagliarvi. Ed ecco fatto. Faccio lo stesso con la ciglia, vado su tutta la banda semplicemente e la posiziono su tutta la banda. Prendo la ciglia e la vado semplicemente ad appoggiare prima al centro dell'occhio. Così. Poi prendo l'esterno e lo attacco, prendo l'interno e lo posiziono, ecco. E poi ditemi che non è semplice fatto in questo modo. Più semplice di così proprio. Ok, adesso che gli occhi sono terminati, siamo dei demoni ma non siamo mica degli sprovveduti, quindi andiamo a prendere sempre la palette di prima e ci andiamo un po' ad illuminare, perché sì, ok, il punto luce sugli occhi, ma cioè, se io fossi Satana sarei piena di illuminante. Quindi vado a prendere questo fantastico Blue Moon e lo vado a posizionare sul mio zigomo. Wow, che meravigliosità! Sul nasino e anche sull'attaccatura del naso. Io non so i termini specifici, tecnici, cose anatomici, quindi dico parte superiore del naso. Di nuovo sullo zigomo. Anche un po' sotto il sopracciglio, perché no? Sull'arco di Cupido, questa la so.
Così, ecco. O anche scontorniamo tutte le labbra, va? E niente, anche Satana è illuminato all'inferno. Ok, adesso stupidaggini a parte, passiamo alle sopracciglia e alle labbra e poi abbiamo finito il look. Allora, prendo sempre l'eyeliner e mi vado a disegnare le sopracciglia. Ok amici, adesso andiamo a fare le labbra, non vi preoccupate delle orecchie perché tanto poi tutti i capelli andranno a coprire il tutto. E vado a prendere in questo caso la Cupid 0 di Nabla nella colorazione 4 black, ma una qualunque matita labbra o matita occhi nera andrà bene perché ci serve solo per scontornare i bordi, scontornare le labbra, quindi andiamo a creare il nostro bordo. Ok, perfetto. Adesso che abbiamo ricreato i bordi, andiamo con una tinta labbra o un rossetto liquido nero o un rossetto nero. Io vi suggerisco, se dovete andare a delle feste, qualcosa del genere, dove dovete mangiare, bere, parlare, eccetera, vi suggerisco una tinta labbra di quelle che non vanno via, così non dovrete preoccuparvi ogni secondo di andarvi a controllare il rossetto. In questo caso sto usando una tinta labbra di Colourpop che non credo vendano più, ma ripeto, ve ne linko un paio giù nell'info box, ma qualunque tinta labbra troviate va benissimo. Anche la matita stessa volendo. Vi consiglio appunto di più la tinta labbra solo per una questione di non dovervi preoccupare ogni secondo di avere le labbra nere perché sono comunque difficili da portare, dovete starci attenti. Quindi andiamo a riempire. Il look è finito. Vado ad aggiungere soltanto una piccola chicca che ho trovato su Amazon, ovvero queste cornine e questa collanina da abbinare e torno subito da voi. Ed ecco il look finito amici, a me piace tantissimo, è semplice ma d'effetto e secondo me farete un figurone, ovviamente potete realizzarlo in tutti i colori che più vi piacciono, potete farlo rosso, verde, blu, io ho scelto il viola perché è uno dei miei colori preferiti. Spero che questo primo video vi sia piaciuto, non perdetevi i prossimi perché come ho detto ci saranno delle belle scoperte, io vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!